You're right.
fondata alla fine del 400, ma molto in fretta, diventa molto importante, raccoglie moltissimi membri, tantissime elemosine con le quali si dedica ad aiutare le persone in difficoltà, soprattutto gli ammalati, perché è proprio dedicata a San Rocco, un santo taumaturgo, il santo che bisogna pregare nei periodi di pestilenza, nei periodi delle malattie. Nel 1560, dopo il termine della costruzione, bisogna decidere a chi affidare la decorazione pittorica all'interno della Scuola Grande. Viene detto un concorso, partecipano i più grandi maestri dell'epoca, partecipa Paolo Veronese, chi non conosce Paolo Veronese, partecipa Federico Zuccari, partecipa Giuseppe Porto, detto Sergio Alti, no? Fra i tanti vorrebbe anche partecipare Tintoretto, però insomma Tintoretto non era molto amato in generale, proprio per via del suo carattere burbero, quindi sicuramente non era il favorito. Quindi il giorno in cui dovevano essere presentati i bozzetti, Tintoretto se ne esce fuori con un quadro finito. Invece di presentare un disegno, un bozzetto, lui prepara la gloria di San Rocco che troviamo ancora nella sala dell'albergo. Va bene, mostra di sé nello scomparto centrale del soffitto. I confratelli insomma eccepiscono che no, loro non volevano un dipinto, loro volevano un bozzetto, no? Ma Tintoretto dice, a quanto ci racconta Giorgio Vasari, che lui non sapeva fare altro, lui sapeva dipingere e non poteva presentare un bozzetto. Però lo scorcio ardito, i colori particolari, l'originalità di questo dipinto gli valsero proprio la commissione della decorazione della sala dell'albergo. La decorazione della sala capitolare è molto particolare. Il progetto iconografico prevede che le tele alle pareti, che sono dedicate agli episodi del Nuovo Testamento, siano idealmente collegate da un punto di vista religioso e filosofico con le tele del Vecchio Testamento che abbiamo sopra le nostre teste. 700 anni di storia e 700 anni che sono una vicenda ma ininterrotta della scuola di San Rocco. La scuola di San Rocco infatti è l'unica che Napoleone non scioglie, la mantiene in vita miracolosamente, forse perché assisteva a una popolazione stremata e affamata a causa della caduta della Repubblica. E questa scuola, fin dall'inizio, oltre alla cura degli appestati e degli ammalati, si interessava le persone marginali, bisognosi, ma anche gli stranieri che arrivavano, quindi in qualche modo aveva una funzione nei confronti di cosiddetti emigranti, per usare un termine che utilizziamo oggi, e quindi aveva una funzione spirituale e materiale che era tipica di queste scuole grandi in quanto entità che assistevano la parte meno fortunata della popolazione, quindi integrava le politiche dello Stato con i propri interventi. Ecco, però questo non esaurisce la funzione della Scuola Grande di San Rocco, che essendo rimasta in vita unica fra le scuole durante questo periodo e avendo mantenuto alcuni beni, quelli attorno al campo per esempio, svolge in continuità una funzione di mantenimento di quella che è l'identità propria della cittadinanza. Questa è in qualche modo la scuola fondamentale che conserva la tradizione e le peculiarità della comunità veneziana. Ecco, tutta la comunità veneziana si riconosce in questa scuola, un luogo identitario per la città, ma in quanto capitale di uno Stato. E infatti, se voi girate per il Veneto o per quelle che erano le terre di San Marco, che sono anche in Lombardia, ma sono in Istria, in Dalmazia, nelle isole del Mediterraneo, trovate una
quantità di luoghi dedicati a San Rocco, di chiese, di capitelli, di luoghi che fanno memoria di questo santo che è il grande protettore contro la peste.